La protesta dei lavoratori della Caserta Ambiente in sciopero da 5 giorni è esplosa questa mattina in forma selvaggia. Sacchetti della spazzatura lasciati in modo indisciplinato lungo le strade, accantonati sui bordi dei marciapiedi, così in piazza Vanvitelli o in via Alois e in altre strade della città, con la prevedibile conseguenza del traffico andato in tilt con automobilisti infuriati perché intrappolati nelle loro auto. E a determinare ciò, a quanto pare, la notizia secondo la quale gli stipendi non saranno pagati se non tra qualche giorno. Ricordiamo che i lavoratori, circa 180, non hanno ancora percepito lo stipendio di novembre, dicembre né la tredicesima. L'azienda, che vanta un credito nei confronti del comune di circa 6 milioni di euro e fino allo scorso mese di ottobre si era impegnata ad anticipare gli stipendi ai lavoratori in attesa di introitare dall'ente comunale i canoni arretrati, si è detta nell'impossibilità di andare avanti. Da qui dunque lo sciopero di questi giorni e la dura protesta di oggi. Intanto ieri il sindaco di Caserta ha firmato un'ordinanza di sfida urgente nella quale ha ordinato all'ATI di effettuare ad Horas il servizio di igiene urbana senza alcun ritardo. Nell'ordinanza il primo cittadino, oltre a ordinare al dirigente del settore finanziario di riemettere i mandati di pagamento, ha chiesto al tesoriere del comune di Caserta di effettuare il pagamento alla società. Ma a quanto pare la società non si sarebbe accontentata del milione di euro disponibile. Il credito, ricordiamo ancora, ammonta a 6 milioni e la somma irrisoria.